Allora, da me lasciate... Che professionalità. Da me lasciate impazzita. Cioè, proprio... anche da me. Vedi, a me scrivono tutti quanti, vai a convivere con Giorgia, ma nessuno di loro ancora ha indovinato, e questo è il fatto. Allora, no. Come facciamo? Cioè, chi inizia? Devo iniziare io, devo iniziare tu? Minchia, vai tu, non lo so. Ah, metti più sicurezza. Devo iniziare io. A me viene da ridere, non so. Allora, in realtà, allora, ti dico, anche a me viene da ridere, perché i miei ragazzi, diciamo che a me conoscono molto bene, ok? Quindi sanno, hanno sempre saputo il mio modo di ragionare in termini lavorativi e streaming e internet. E quindi una notizia del genere, diciamo che non se l'aspetterebbero mai. Ma anche di te. Mi viene da ridere, ragazzi, però. Perché fa molto strano, è vero, avete ragione. Però questa cosa, cioè, è importante, ci abbiamo pensato molti, e Giorgio, ok? Abbiamo trovato una cosa e l'abbiamo presa per tutto il mese di agosto. Ora, io ho detto solamente è per tutto il mese di agosto, quindi okay, continua tu. In Liguria, sul mare, non vi dico bene il posto, abbiamo preso una villettina per tutto il mese d'agosto, attrezzata per un determinato tipo di contenuti che vorremmo provare a portare sul canale appunto per tutto il mese di agosto. E fa strano dirlo, e penso soprattutto anche a Marti, dopo 4 anni. Molto, molto. Molto. Eppure abbiamo preso questa villetta per tutto il mese di agosto, dove appunto porteremo determinati contenuti in stream, diciamo un po' una rivoluzione del canale. Minchia. E vogliamo vedere come va. Vogliamo vedere come va, e se dovesse andare bene, chissà in futuro fare ancora qualcosa di più grande. Diciamo che è un po' una prova. Sì? Da me hanno già azzeccato, e li vedo anche molto. Anche da me, anche da no, me. No, no, non è un troll alfa. Allora, ragazzi, il fatto che io lo stia dicendo ridendo e Giorgio sorridendo è normale, perché comunque avendo sempre avuto degli idee, cioè pensare sempre in un certo senso, ok? Ovviamente fa un po' strano dirlo, però in realtà abbiamo pensato a questa cosa. Avete ragione. Quindi ovviamente questa categoria ci stava letteralmente storclassando, ed era il momento di testare comunque. Perché questa ride? Perché cosa t'hanno scritto? Perché ridi così? Perché da me scrivono sforbiciati NotTube. Raga, ma non fino a quei punti, ma vi pare? No, comunque è una cosa nei limiti, non roba eccessiva. Però convertire un po' il canale anche a quel tipo di contenuti. Non nego che certi contenuti ovviamente rimarranno sul canale, ma verranno introdotti anche questo tipo di contenuti. Quindi nulla, raga, fondamentalmente diciamo che ci siamo anche un po' rotte il cazzo, perché esatto. Non è possibile che comunque noi ci facciamo il culo di merda, quando in realtà puoi fare delle cose, puoi putteneggiare e fare diciamo soldi molto più facilmente. Quindi perché non fare? È una cosa che fa abbastanza irritare. Lei è stata 4 anni a lottare per ottenere dei numeri in modo pulito, e vedere effettivamente che c'è chi ti supera di numeri facendo ste strottate, faceva abbastanza girare il cazzo. C'è anche un plus, che non abbiamo ancora detto. Giusto, che lo dirò io. Vai. Che ovviamente insieme all'OtTube, per un mese intero, apriremo un OnlyFans comune. Cioè account comune dove metteremo contenuti insieme proprio su OnlyFans. Non mi chiamano scammato, visto? Ma non sto ridendo! Ma non mi cagate il c***o! Basta! Sai cosa si poteva fare? Dire i prezzi dell'abbonamento per OnlyFans. Posso inviare il link della foto su della villetta? Che cazzo ridi? Posso farlo? Io ho già creato l'account. Allora, senti, ti copio il link, te lo mando, e inizia a spammarlo anche tu, ok? Allora, raga, il sito dove dovete andare a vedere la villetta è siete stati presi per il culo.it, porca t***a! Però dobbiamo spiegare una cosa, che c'è la notizia, ma non era questa. Su Instagram avete messo la foto di un lucchetto ed è palese. Non abbiamo messo la storia di un lucchetto, ma di delle chiavi. Due chiavi con il logo dentro. Con i nostri loghi. Che i loghi li ho messi io, ci tengo a specificarlo perché... porco! Martina di... Dammi i miei meriti, cazzo, che sono stata lì. Non è vero. Il tuo cazzo di logo, cambia il colore del logo per sfumare. Non è vero, allora, la foto l'ha fatta lei, da telefono, da mobile, tutta quanta lì, che cercava di ritagliare... Eri da mobile! Ah, sì, ok, la foto l'ho fatta io. Questa era lei, era lì da mobile a modificare la foto e fa... sono serpente di merda, troppi angoli, porco... E bestemmiamo in continuazione, cogliati di svegliare! Però adesso dobbiamo parlare con i ragazzi, perché penso che abbiano voglia di sapere, visto che l'abbiamo tenuti sulle spine per 8 giorni e vogliono... Poveri cristi. Vogliono sapere. Allora, io sincera, inizierei dal dire
quando precisamente questa cosa si attuerà, perché questo è l'annuncio di quello che succederà, esatto. No? Inizierei col dire la data precisa, il giorno preciso in cui questa cosa avverrà. Questa cosa accadrà esattamente il 26, quindi sì. Noi vi stiamo dando questo annuncio 7 giorni prima di quando appunto avverrà questa cosa qua. Esattamente, quindi manca è ora. No, è adesso. È una cosa attuale, raga. Non è una cosa futura, un pensiero, è una cosa di adesso. Esatto. Ah, io inizio col dire la mia cosa, poi vedi tu. Inizia a dire la tua cosa? No, inizio a dire questa cosa. Così la dici? No, aspetta, okay, aspetta. Vai. Riguardo quando siamo andati a Milano. Ah, ok, vai. Ok, inizio da lì. Allora, vediamo chi sono quelli che ci seguono di più in modo perfettino, che ascoltano tutto quello che, ciò che diciamo. La prima volta che io e la Marti abbiamo giocato insieme in live su COD, abbiamo detto una cosa, abbiamo fatto un'affermazione. Non ricorderanno mai. È uscita anche... 2 sere dopo, quando abbiamo rigiocato su COD insieme, 3 sere dopo, abbiamo detto una cosa e ne abbiamo parlato io e lei, e la volta dopo addirittura io, lei, Qualor e Jiren, era uscito questo discorso qua. Abbiamo parlato del fatto che tutte e due avessimo un sogno, che era quello di spostarci nella zona che per il nostro lavoro, nella città che per il nostro lavoro sarebbe stato tanta roba, ma che tutte e due eravamo limitate e non convinte nel farlo perché sole, ovvero io non mi sarei mai trasferita da sola a Milano, perché comunque è un cambio di vita importante, non conoscendo nessuno, non avendo proprio veri e propri appoggi, non l'avrei mai fatto. Vai avanti tu adesso che ho parlato abbastanza. Ok, nulla, abbiamo iniziato tutta questa cosa per un troll. Poi io e Giorgia lì ancora, era proprio la prima volta che giocavamo insieme, quindi gli proposi di giocare, lei era tipo tutta, oddio no, non vuoi, tutta saltata, perché vabbè, ok, giovi. E da lì poi abbiamo cominciato a parlare off stream, abbiamo cominciato a conoscerci meglio e a parlare anche di questa cosa che abbiamo detto in modo troll, e ne abbiamo parlato in modo un pochino più concreto, ok? Esattamente. ne abbiamo parlato, siamo stati giorni. E giorni a riflettere. E poi abbiamo deciso di iniziare a vedere qualche abitazione per Milano. Siamo state 2 settimane piene, giorno e notte, le guardavamo la mattina prima della live, il pomeriggio stavamo 3 ore in chiamata a guardare le case. C'era la sera, okay. Finita la live mia e sua, ci mettevamo su Discord. Stavamo fino alle 3, 4 di notte, a volte anche le 5, molto spesso. A cercare, a guardare queste di case, sperando che ne uscisse una comunque che rispecchiasse le nostre richieste, budget, zona. E quindi abbiamo passato appunto queste 2 settimane tutti i giorni H24 a cercare, a parte durante le streaming, a cercare cazzo di casa, fino a quando nell'arco di tipo 3 giorni ne erano uscite comunque tipo 3 o 4 che erano invece perfette, se ti ricordi. Sì, erano perfette. Abbiamo preso poi, esatto. Abbiamo preso gli appuntamenti perché poi al telefono le abbiamo, la Marti ha chiamato. Sì, specifichiamo, ho chiamato io perché Giorgia ha paura a chiamare al telefono, ma dettagli. Non è vero, queste mie paure, non prendermi in giro, pezza di merda. Dai, cazzo. Quindi nulla, io chiamavo le case, mi occupavo di chiedere, fare le domande, e abbiamo preso poi gli appuntamenti. Abbiamo preso gli appuntamenti, ma tipo 2 giorni prima di partire ne abbiamo trovata una perfetta. Esatto, cioè tipo noi avevamo preso questi appuntamenti in appunto quei 5 giorni in cui siamo andate a Milano, perché appunto non è che potevamo fare avanti e indietro, io Genova-Milano e lei Trapano-Milano ogni volta per vedere una casa. Abbiamo appunto trovato quelle abitazioni lì, abbiamo fissato gli appuntamenti per quei giorni e eravamo organizzate per andare su. 2 giorni prima è uscito un annuncio nuovo di una casa perfetta. Mamma mia, perfetta. Che culo di merda. E la cosa più scioccante, oltre ad essere perfetta, e poi magari ve la spieghiamo anche nei dettagli e vi diciamo i particolari di sta casa, però la cosa figa era il prezzo, raga. Cioè, il prezzo è una roba che è fuori dal mondo. Vabbè, cioè, il prezzo fidati di me, non dirlo. Perché sennò, possono risalire a robe, quindi... No, il prezzo non lo dirò, però... Un prezzo della Madonna, perfetto. Un prezzo della Madonna, una cifra che per Milano è fuori dal mondo. Cioè, proprio fuori dal mondo, perché per i prezzi che vedevamo noi c'è una differenza abissale. Dio caro! Mi ha chiamato subito e ci è andata di culo che siamo state le prime che hanno chiamato, hanno fissato per la prima volta l'appuntamento. E fatto sta che siamo andati poi il primo giorno a vedere appunto quella casa lì, che era la prima che avevamo fissato. E alla prima visita ci siamo innamorati di sta casa e niente, l'abbiamo bloccata. Quindi quando noi dicevamo la cosa tipo che andavamo a Milano, trolliamo,
che sì, dicevamo io sono in un hotel, lei in un altro, ma allo stesso hotel. Esatto. Cioè, e ovviamente è tutto organizzato. Trollavamo, ovviamente eravamo organizzate, siamo stati insieme per tutti quei 5 giorni e siamo partite sia per andare a vedere le case, ma sia anche comunque per conoscerci e stare insieme, visto che ci stavamo trovando veramente bene, quindi era tutto un mix. Loro comunque dovevano, cioè lui comunque doveva inviare praticamente tipo il documento della proposta al proprietario. Questa cosa, raga, perché noi eravamo lì a dire abbiamo altri appuntamenti, li andiamo a vedere o non li andiamo a vedere? Però perché non dovrebbe rifiutarcelo? Lavoriamo entrambe, esatto, abbiamo la partita IVA, paghiamo le tasse, guadagniamo bene, perché dovrebbero rifiutarcela? Siamo due ragazze pure giovani, non caghiamo il cazzo. Gli ultimi giorni che eravamo su a Milano con l'ansia di sapere se appunto la nostra proposta per prendere quella casa ce l'avrebbero accettato oppure no. Ci ha dato la conferma e abbiamo appunto stabilito il giorno in cui si firma effettivamente il contratto in cui riceviamo le chiavi, che appunto come avevamo detto il 26 luglio andiamo su, firmiamo il contratto e ci danno le chiavi di casa. E quindi dal 26 luglio io e Martina saremo definitivamente trasferite a Milano e poi residenti in futuro a Milano insieme. L'avresti mai detto, raga?